Ciao a tutti, archiviati e archiviate, ben ritornati in questo nuovissimo video. Bene, oggi parleremo, ragazzi, cioè no, davvero di una cosa incredibile. Parleremo del Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere, il terzo episodio. È uscito praticamente stamattina, non mi ricordo, lo andavo a vederlo ma io dormivo. Però dettagli, ragazzi. Ebbene, allora, iniziamo subito col parlare delle luci, della fotografia. Molto belle. Aspetta, parliamo in modo normale. Allora, molto belle, sì. L'ambientazione sono migliori anche di quelle degli episodi precedenti. Infatti questo tra tutti gli episodi è il mio preferito. Questo episodio invece a me è piaciuto leggermente meno degli altri, però la sufficienza comunque la raggiunge. No, io ti dirò, l'ho preferito anche per un fattore di narrazione. Mi sembrava una storia un po' più... sembrava che la storia procedesse, mentre gli altri due mi sapevano solo di introduzione, proprio anche il secondo. Sì, inizia, però secondo me fa un po' fatica a seguire tutte le vicende, perché ce ne sono troppe. Infatti questa puntata ne ha scartata una, quella del tizio che deve fare la torre col nano. E poi si notava anche forse la storia più interessante, quella, senza contare quella, a me piace molto quella di Galadriel. Galadriel. A me no, piace quella dell'elfo nero, la trovo carina come storia. Beh, penso che saremo tutti d'accordo nel dire che Nari, la sua storia, no? Un po', cioè, sarebbe anche interessante, ma ci sono i pelopiedi che sono proprio antipatici, ma al di là della storia dei piedi, proprio è una brutta popolazione, sono antipatici. Perché se il loro amico si spacca un piede, no, lo lascia morire. Sì, poi le famiglie Brandipiede, i piedi ci sono dappertutto. Brandipiede è il cognome. E poi continua a dire le stesse cose, non allontanate dal branco, lo ripeto mille volte. Poi, com'è che era? Colma la carrozza, piena la pancia, roba del genere. No, no, non mi è piaciuto quello. Però diciamo, alcune storie interessanti, altre no, però non c'è secondo me niente di così eclatante da farti dire questo episodio merita anche solo per questo. Ci sono tante piccole cose simpatiche. Un po' come in tutti gli altri episodi. A me spero che ci sia qualcosa, tipo, almeno, non so, almeno negli ultimi episodi. No, secondo me continuerà così fino all'ottavo, settimo episodio, dove poi si incontreranno tutti. Dobbiamo sistemare, arriva Sauron, Morgoth, che cacchio. E poi Sauron cos'è? Lo distruggono? Quante volte viene distrutto? Prima nel passato. Sauron rinasce. Prima di questo, poi in questo, poi anche nel Signore degli Anelli. Continua a venire sconfitto. Sauron rinasce tante volte. È tipo Osk. Ciao. 18 anni. A me la fotografia è, cioè, fatta bene. È fatta bene, però è troppo studiata. Cioè, è una roba. Non so, sembra di guardare. È normale che nelle catacombe a 40 metri sottoterra c'è tantissima luce, fidati. È normalissimo, sì. L'ho sperimentato. Ah, ok. Ma poi il problema è proprio che c'è troppa luce, ma cioè, è proprio una fotografia tutta, non so, viene da dire patinata, proprio studiatissima, che ti distrae perché ti viene da dire forzata. Non è bella. Cioè, è bella, ma non è adatta. È stata tipo la forza di Nari. Nari, sì. Che ogni tanto, quando ha dovuto portare il gigante con 30 cose sopra, su una collina, non in pianura, su una collina. Perfetto, lì in 2 secondi era già lì, anche con l'amica. Invece quando con sua madre, suo padre, lei, vabbè che il padre ha il piede rotto, doveva portare un carretto, no, mi dispiace troppo. Quello no. Quello no, non gli andavo. Poi c'è la bellissima scena di Galadriel col cavallo. Sì, quello è bello perché fa uno slow motion che ci sta bene. Vedi tutti i pixel, è bello. E poi c'è anche un'ambientazione rilassante. L'ambientazione sì è bella, quella nuova che hanno introdotto. E poi sputa in faccia quelli che dicevano, che si è lamentati dicendo non si vedono mai i cavalli, quindi come fanno a spostarsi vanno a piedi. Non è che devono farti vedere il cavallo. Qui si è visto anche il cavallo, 2 cavalli. Quindi, Oscar, cosa ne pensi dei cavalli? No, sono bellissimi. Quello di Toy Story 3? Toy Story 2? Fa schifo. Ma come, avevi detto che ti piaceva? Sì, ma... tutto falso. Le cavallo è troppo... è un brutto cavallone. Quindi la parte non spoiler, secondo me può concludersi qua. E vi diciamo però che avevamo già fatto un altro video di 15 minuti dove purtroppo non si sentiva niente perché eravamo su Discord e non si può registrare l'audio in chiamata. Quindi questo qui sarà un po' ristretta, però vabbè. Comunque, la parte non spoiler finita. Passiamo alla parte. Bene, passiamo alla parte spoiler. Sì, oggi ci introduco in un nuovo ambiente che è un'isola di altri umani che erano quelli buoni questa volta, tra virgolette. Bene, praticamente l'altra volta erano rimasti lì con chi è Galadriel che viene salvata insieme al tizio lì in barchetta che viene salvato da questo tizio che li porta in un isolotto che praticamente è stato regalato dagli elfi agli umani che li hanno aiutati durante la guerra contro Morgor lì, quello che è. E scopriamo anche perché gli elfi schiavizzano un certo tipo di umani che sono quelli di cui antenati hanno aiutato Sauron e tutte quelle cose lì. Li portano su questo isolotto, però le relazioni tra elfi e umani sono cambiate in questi 100 anni e praticamente adesso li ripudiano. Infatti Galadriel viene data una sentenza che ha 3 giorni e poi verrà mandata nelle catacombe. E allora lei cerca di scappare in tutti i modi, ma incontra il tizio che li ha salvati, che il suo nome in elfico significa amico degli elfi, e praticamente l'aiuterà a scappare. Quel tizio poi ha 2 figli che cerca la sua approvazione, ma non gli dà, è storia a parte. E questa storia è interessante, io spero che si evolva bene e non in modo prevedibile. Perché ad esempio la storia di Nari è molto prevedibile. Nella storia di Nari scoprono che lei ha salvato questo gigante caduto dal cielo e quindi mettono sua famiglia in fondo alla carovana
come segno di ripudio, disprezzo. Sì. A questo punto si accorgono che la realtà gigante può essere utile a portare le cose, quindi è un po' un messaggio antirazzista per dire: ah, guarda, in realtà lui può aiutarci. E solo che è prevedibile che adesso tutti cominceranno a apprezzare il gigante. Spero che non sia proprio tutto prevedibilissimo. Ma soprattutto, secondo me, sai come, soprattutto le altre storie. Spero secondo si evolvano. Ma succederà? Bene. Lui è Gandalf, da quello che un po'. Sì, anche tutto. Secondo me ormai sembra proprio di sì. Anche d'aspetto lo somiglia sempre di più. Secondo me creerà. Sai che ci si vede lì il villaggio degli Hobbit. Secondo me sarà lui a fondarlo. Può darsi. Secondo me adesso li porterà con le mappe anche delle stelle in un posto sicuro per gli Hobbit e gli fonderà il villaggio. Come va a finire? Anche così? Perché era molto apprezzato dagli Hobbit negli altri film, tipo nel film della saga dei Hobbit. Praticamente poi c'è anche l'amico suo, quello che con cui era sulla zattera. E niente, lui invece cerca di adattarsi e si scopre verso la fine che praticamente lui sarà il futuro re degli umani del sud. Poi c'è quella, passiamo subito a quella dell'elfo nero. Praticamente l'altra volta stava cercando gli orchi in questi vicoli che avevano scavato, che stanno praticamente facendo qualcosa per conto di Sauron, lo stanno cercando e praticamente schiavizzano. La sua storia vede che tutti gli elfi amici suoi sono stati schiavizzati, vengono tutti uccisi, mettiamolo in chiaro, anche con una scena che non lo so, doveva essere tragica quella delle frecce, però non mi però la violenza c'è, è inaspettata, non c'è troppo sangue, però mi aspettavo meno violenza e ci sta come messa. La scena più violenta è stata quella del tizio lì che spezza la mano all'altro. Spezza la mano, gli sbatte la testa. Ma anche il finale è abbastanza movimentato e interessante. Il finale bene. Praticamente cos'è? L'elfo nero che fa una ribellione con gli altri elfi contro gli orchi. Sembra che lui possa scappare, poi viene ricatturato. Adesso il finisce questa puntata con l'arrivo di Sauron, che sembra essere un elfo e lo dovrà giudicare. I finali devo dire che ormai abbiamo capito che li sanno girare bene, sono tutti bellissimi. La parte migliore. Perché ti metto in hype per l'episodio, anche se magari l'episodio non è che ti abbia lasciato chissà quanto. Perché l'episodio è formato di tante piccole cose che ti fanno dire, vabbè, bellino. Non male, me lo guarderò. Poi c'è quel finale lì che ti fa dire, voglio continuare. E quindi è una cosa positiva. Cosa ne pensi dei finali belli? Normali. Bene, adesso vi salutiamo e archiviate, ci vediamo alla prossima recensione che è tra una settimana. Ciao.